Sera, buonasera, buonasera. Dunque, il Pescara rialza la testa, vince 2 a 0 a Pesaro. Sicuramente una buona partita, una vittoria meritata, non ci sono dubbi. È il dodicesimo successo in campionato, il sesto in trasferta. Le reti di Cernigò, il primo sigillo con la maglia del Pescara. Nella ripresa il raddoppio di zappella, l'attivo anche due legni colpiti da Dursi e da Pompetti. Buonasera, intanto a Fabio Ferraresi. No, Massimo, buonasera a tutti. Allora, vedo già collegato, prontissimo. Per le interviste post gara Enrico Giancardi al suo fianco. Naturalmente il DS Luca Matteassi. Buonasera ad entrambi ciao Massimo, buonasera a te, un saluto naturalmente a Fabio Ferraresi, Andrea Di Fabio per la regia. Eh, direttore Matteassi. Un bel Pescara questa sera che ha subito poco il giusto, ma ha prodotto tanto in fase offensiva e ha vinto meritatamente. Sì, sì, eh, abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo subito poco, ma anche, anche le altre partite avevamo subito poco. Siamo stati molto bravi a, a concretizzare. Eh, e ci prendiamo questi tre punti e siamo molto molto felici. Anche con risultati favorevoli, no? Sì, però a parte quello bisogna... Conta. No, no, conta assolutamente, però bisogna cercare di guardare a noi stessi, cercare di fare più, più punti possibili, come dico sempre, alla fine se poi non vinci è inutile guardare gli altri, insomma oggi abbiamo ottenuto tre punti e siamo contenti. Con l'Entella è stata una buona partita anche dal punto di vista offensivo e mancate il gol. Non è stata una buona partita dal punto di vista offensivo contro la Fermana, però si era concesso praticamente poco come questa sera. Con i tre centrocampisti, dopo la sfuriata di Reggio Emilia, è cambiato il Pescara? Nel senso che non subisce più come prima? Ma non è la, la sfuriata. C'è stata, dai. No, abbiamo, abbiamo cambiato modulo e penso insomma, che sia sotto gli occhi di tutti che stiamo subendo meno. Eh, e oggi siamo stati bravi perché abbiamo, siamo riusciti a concretizzare alcune azioni che, che, che abbiamo creato. Eh, affermo, magari loro giocavano un po' di più a calcio. Quella fermana cercava di chiudersi e lanciare in avanti la palla e basta. Invece loro hanno cercato anche di, di ripartire loro giocando e noi siamo stati bravi a. A far gol. Ecco, proprio in quest'ottica, in ottica nuovo modulo, eh, devo chiedere a Matteassi, Massimo, le condizioni di Memusciai, le condizioni di Diambo e anche quelle di Pontisso, perché abbiamo visto che è uscito toccandosi eh, l'adduttore. È chiaro che è pescara cinque centrocampisti, due erano in campo Derisio e Pompetti, tre, virgolette, sono infortunati. Questo non è, è positivo? Mm, no. Non è positivo, però d'altra parte lo sapevamo. Otto partite, eh, otto partite, mi sembra, a febbraio abbiamo fatto. Stiamo facendo, non mi ricordo, però sette tante eh, giocando sempre gli stessi, è normale che qua Cacciaco viene fuori. Pontiso e Vero gli hanno sentito un indurimento. È di grave, allora no, sembra di no. Poi è normale che devono essere valutati. Invece, Diambo in rifinitura, ha avuto un problemino che lo aveva già da fermo, se lo stava portando dietro, quindi non è stato convocato e Memo penso proprio che lui sicuramente non ci sarà a Modena. Ma quanto ci vorrà per Memousce? Eh, dipende, questa caviglia ha avuto un problema al legamento della caviglia, Vediamo, insomma, speriamo di recuperarlo il prima possibile perché ci serve. Studio. Fabio Ferraresi per Luca Matteas. No, beh, io direttore <ride> mi ricollego anche alla considerazione che ha fatto Enrico, credo che il Pescara con questo nuovo sistema di gioco abbia trovato... Più, più densità in mezzo al campo e soffra un pochino meno dietro, tu hai già confermato comunque quello che, che, che stiamo dicendo, quindi la strada secondo te sarà questa fino, fino alla fine, si imposterà questo sistema di gioco per provare a fare un playoff da protagonisti? In questo momento penso proprio di sì, visto che come hai detto te c'è molto più equilibrio, stiamo subendo di meno, quindi non vedo perché cambiare. Ecco, io volevo fare una domanda a Luca perché giustamente come faceva rilevare eh, Enrico c'erano i problemi al centrocampo per via degli infortuni, però abbiamo visto se io, almeno dalla televisione, no, l'opzione Zappella, perché dopo l'uscita di Pontisso, Zappella, se non vado errato, è andato a ricoprire più il ruolo di Mezzala e da quella posizione si è inserito e ha fatto gol, o mi sbaglio? No, 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 hai perfettamente ragione. poi... Per le caratteristiche che ha Zappella lo può fare, soprattutto quando, quando magari stai vincendo che devi ripartire perché eh, Davide ha una, una, una grande gamba, una grande forza e quindi quando riparte ti fa male. Poi c'è anche un calcio, calcia molto bene, quindi, quindi è un ruolo che, che lui può ricoprire sicuramente. A proposito Massimo, hai detto giustamente di Zappella, io voglio far notare ai nostri telespettatori che Zappella è partito come esterno a destra, esatto. poi con l'infortunio di Pontisso ha fatto la mezzala, con l'infortunio di Veroli ha fatto l'esterno a sinistra e con la sostituzione di Clemenza ha fatto l'esterno offensivo a destra. Quattro ruoli più un gol. Sì, sì, è un giocatore che che serve in tutte le rose, perché è un giocatore che può fare più ruoli, è un giocatore che è sempre utile, è un giocatore che dà sempre la disponibilità a fare tutto, è un giocatore su cui ci puoi contare. E quindi siamo molto contenti insomma. Non so se avete un'ultima curiosità per Luca Matteassi, se no lo lasciamo perché sta arrivando il tecnico Gaetano Auteri, quindi recupero l'auricolare a Luca Matteassi, grazie, e a tutti. lo ringrazio naturalmente e complimenti per la prestazione, grazie al direttore del Pescara Luca Matteassi, arriva il tecnico Gaetano Auteri, buonasera mister, abbiamo anche l'auricolare per le domande da studio, questa sera iniziamo con i complimenti perché sono doverosi per una squadra che ha controllato la partita per 90 minuti, ha concesso poco o nulla e ha creato tanto tre punti importanti impreziositi dai risultati che sono arrivati dagli altri campi. Ma non è che noi anche tre giorni fa abbiamo fatto una partita buona, perché non è che in tre giorni si cambia chissà che cosa, evidentemente la squadra sta bene, sta bene stasera, starà bene anche tre giorni prima, però stasera abbiamo fatto bene nei movimenti davanti e questa è la differenza, siamo stati più mobili, siamo stati più incisivi, abbiamo, abbiamo dato meno punto di riferimento. E poi la nostra predispo predisposizione è sempre al gioco e quindi abbiamo creato, costruito. Se davanti non fai la, la, la partita, eh, quello è. Eh, se, se ti muovi poco, o perché l'avversario non ti lascia spazi, devi essere bravo a trovarti. Sono qui soltanto qui la differenza. Allora, io le faccio due considerazioni su questa differenza. Quale cosa è stato più importante? Una vispesaro che lasciava più spazi, era meno arroccata della Fermana, o anche la scelta di Zappella dall'inizio, che ha permesso di spingere di più lì e Clemenza doveva accentrarsi? Mentre forse con la Fermana Clemenza doveva agire più sulla fascia e l'ha fatto poco? Allora... Vi spiego una cosa: se incontri una squadra come la Fermana che gioca per il doppio risultato si mette lì con una difesa schierata sempre a 5, non articola mai il gioco, butta sempre la palla avanti, gioco forza, ti allunga in campo. Una squadra che cerca di vincere la partita e, e, e si ritrova contro una squadra che gioca a 40-50 metri. Gioco forza per alcuni istanti di partita ti allunghi. Non siamo stati bravi davanti nel trovarci gli spazi, ma perché? Ma no perché non siamo bravi? Perché non siamo stati mobili, tutto qua. Facciamo una notazione particolare per Zappella perché dicevo con Matteassi poco fa è partito da esterno a destra, poi ha fatto la mezzala con l'infortunio di Pontisso, poi al posto di Veroli a sinistra e ha chiuso da esterno offensivo. Quattro ruoli più il gol. Glielo diciamo, bravo. Ma certo che lo sta facendo bene Zappella, è bravo, ma lui può interpretare tante cose. Chiaramente, non è un attaccante, è stata una necessità. In quel momento, la partita come si sviluppava andava benissimo per le sue gambe e per il fatto che poteva sfruttare spazi quindi ha fatto bene, ma Zappella è un giocatore importante Drudi fuori dall'inizio, riposo dopo tante giornate e un regalo di compleanno che ieri ha festeggiato Ianni Era un po' stanco, tanti erano un po' stanchi Veroli ha finito con un problema agli adduttori, Pompetti pure Pompetti? Pontista ha chiesto il cambio, ma perché quattro partite in 12 giorni sono tanti per chiunque, figuriamoci in serie C, adesso c'è bisogno soltanto 48 ore di recuperare, questi, questi soprattutto che hanno giocato quattro partite. Quindi... Però, però abbiamo dei giocatori come Lanes, come Ingrosso che, che hanno fatto una partita sul piano difensivo per Entoria. Le chiedo un'ultima cosa prima delle domande di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi da studio e io la domanda che eh, le voglio fare, Auteri, è riferita proprio a questo centrocampo a tre, perché dopo la partita di Reggio Emilia da quando ha scelto di far giocare i tre centrocampisti contemporaneamente se è vero che con la fermana ha creato poco per i motivi che diceva lei poco fa è altresì vero che il Pescara non ha mai più subito da qui alla fine si andrà avanti così, in fortuna tu mi permettendo. Ma non è, che, non è ancora la storia dei 200 campistico la interpretate così: pensate quello che volete, non è così, un dato, non è, dai, un dato è, oggettivo. No, ma il dato, ma non è, I dati non sono oggettivi. Cioè, non è quello il problema. Il problema è sempre legato, possiamo fare tante cose. Stasera l'abbiamo dimostrato, ma l'abbiamo dimostrato altre volte. Ci sono dei giocatori duttili, poi lavoriamo in, in, in sintonia. E oggi abbiamo giocato così, ultimamente abbiamo giocato così. Ma il motivo l'ho spiegato perché, in alcuni ruoli, sugli esterni, non siamo come dovremmo essere. Tutto qui. Io aspetto sempre la crescita. Poi, nel frattempo, sta finendo anche il campionato. Quindi. È dovere dell'allenatore dell valorizzare le risorse migliori. Siccome con un, un po' di presunzione le idee ce le abbiamo e le sappiamo trasmettere, possiamo anche cambiare il modo di stare in campo. Ma la faccia è sempre quella. Non so se è una bocciatura a rasientita, però domande da studio. No, una una, una sola. Loro lo sanno. Sì, salutiamo intanto eh, il via, tecnico. Facciamo. I complimenti per la vittoria. La domanda eh, da parte di Fabio Ferraresi. No, io al mister. No. Innanzitutto, complimenti per la vittoria di stasera. Volevo chiederle in virtù eh, di, di, del cambio di modulo che, che ha. Appena adottato, se magari in qualche partita, specialmente in casa con squadre arroccate tipo Fermana, eh, potremmo vedere qualche volta magari eh, nel ruolo di trequartista uno tra Ferrari e Cernigoi e quindi giocare con il doppio centravanti, potrebbe essere anche questa un'opzione o è impossibile? Non lo so, non lo so, questo dipende dalle partite. Il doppio centravanti, due così intasano solo gli spazi. Nessuno dei due è trequartista, quindi. è dietro. Cioè. Ma non lo so, un po' difficile, vedremo. Poi di volta in volta troveremo le soluzioni più adatte però grazie Ferrarese lei fa delle domande più semplici rispetto a quelle che fa poi io già me ne aspetto una mamma mia difficilissima da parte di Profeta vai, vai Massimo no assolutamente io eh, mister eh, mi fa sorridere e ha questa grande capacità intanto i complimenti perché oggi ho visto veramente una buona squadra io sono molto sincero e obiettivo dal mio punto di vista, ci mancherebbe, eh, quando c'è da rivolgere qualche eh, critica si può anche fare senza, senza urtare la susce, eh, suscettibilità di nessuno. L'unica cosa mh, eh, a questo punto sono 16 no, i punti conquistati del giorno di ritorno, no? come nelle prime 9 del giorno di andata, insomma adesso bisogna, fare, eh, no, bisogna cambiare passo. Ma noi, ma noi stiamo bene, quindi continuiamo a giocare, continuiamo a fare quello che abbiamo fatto stasera e che abbiamo fatto nell'ultimo periodo, a parte alcune eccezioni, soprattutto tipo la partita alla Reggiana, i cui motivi, i cui problemi sono stati quelli di Termo, la poca mobilità in avanti. Se noi abbiamo idee, stiamo bene dal punto di vista fisico, ora recupereremo. Abbiamo giocatori in grande sintonia, lavoriamo con grande attaccamento e con grande senso di responsabilità, ma abbiamo tante buone cose. Poi, No io le dicevo per perfetto, rispettare ci possono stare... No le dicevo questo No perché... ma non lo so, ma gli obiettivi noi ce li poniamo ma noi li vorremmo vincere tutti io manco lo so quanti punti abbiamo fatto a ritorno all'andata, eh, cioè, all'andata in questo periodo e pure... eh, ho capito pure la che ci ha fatto 2-2 due due, voglio dire senza praticamente tirare in porto con dei regali, vabbè quello del periodo dei rigori, ma non mi fate tornare indietro, che tanto non serve. Possiamo fare una Infatti cosa. Infatti, volevamo, sorriso, volevamo, volevamo guardare avanti, Mister. Non stavamo guardando eh, indietro. Ho Io parla. sorrido sempre. Ogni tanto voi eh, mi, il servizio, mi fate incazzare, però io sorrido lo stesso. Ma, ma Mister, lei non grazie, si scherza che è da Nuteri, è a <ride> Ma no, vabbè, ti Restituisco la linea Massimo per commentare so, tutte so, le analisi che abbiamo fatto. Ho perso l'auricolare, lo riprendo in diretta. Sorridiamo, sorridiamo tutti per... quanti perché ci fa piacere che sorridiamo. il Pescara abbia ripreso. No, la buona notizia sai qual è Massimo? Sì. Che quello che ha detto Matteassi che dovrebbe essere solo un indurimento per Pontisso, perché è un giocatore fondamentale per questo Pescara. Ti restituisco la linea, ci sentiamo tra un po'. Assolutamente, ma il mister deve sempre sapere, e tu sarai d'accordo con me, no? Deve capire che non c'è nessun pregiudizio. Se si rivolgono, anzi la critica è sempre l'elaborazione di un pensiero, non c'è mai un pregiudizio, non c'è un preconcetto, non c'è prevenzione soprattutto. Se affermo il Pescara ha concluso solo una volta verso la porta dei marchigiani ridotti in dieci, tra l'altro da fuori con Pontisso, eh, insomma, dobbiamo dirlo, no? Ma certo che il giornalista deve rimarcare quello che in teoria non, non va bene, poi dal punto di vista dell'allenatore io Massimo in parte... Eh, lo voglio anche giustificare nel senso che lui deve sempre cercare di difendere eh, la squadra, il lavoro che fa e, e dare all'opinione pubblica e comunque a, a quelli che ci, ci ascoltano sempre messaggi positivi, perché poi eh, è normale che, che, che lo debba fare. A volte in cuor probabilmente ci darà anche ragione quando gli muoviamo qualche critica. Però non ce lo dirà mai che, che abbiamo ragione. Però oggi l'ha detto, eh, perché parlando della partita con la Fermana, in un passo ha detto che dovevamo essere più bravi a trovare gli spazi. Era un po' la critica che gli era stata rivolta alla squadra, no? contro squadre e contro formazioni che si chiudono. No? Eh, la difficoltà è proprio quella di trovare gli spazi, come? Muovendo velocemente la palla, eh, muovendosi senza palla. Queste sono un po' le tracce Lo dicevamo chiavi, adesso: no? prima, prima di andare in onda, lo dicevamo che paradossalmente forse eh, il fatto che la Fermanna sia rimasta in 10 per il Pescara sia stato peggio, certo. eh, perché poi Massimo in Serie C purtroppo eh, non c'è la qualità per determinare eh, il risultato eh, da soli, perché poi alla fine l'allenatore ti può dare dei dettami. Può dire agli esterni di andare in sovrapposizione, di giocare con le catene, di provare a fare superiorità numerica, di provare ad entrare con qualcuno o due, però eh, poi dopo la qualità più o meno si equivale purtroppo in questi campionati. Non è che c'è certo. il giocatore che ti strappa o che ti fa vincere la partita da solo, come ad alti livelli. E in parte va giustificato pure quello che ha detto, perché poi non è, non è mai facile. Io, quando giocavo contro squadre che si chiudevano, capitava pure a me. Eh, davi la palla al giocatore più forte. Se stava in giornata, magari la vincevi. No... Sì, però il mister ribatte sì, sempre sulla. È chiaro sulla... che no, per finire, la... eh. per finire il concetto, da una squadra come il Pescara ci ecco, si, si aspetta Bravo. sempre qualcosa in più. E... e lui deve. A volte, lui quando gli si muove qualche critica, deve capire che questa è una piazza e lui l'ha fatta le piazze perché da tanti anni che allena anche in piazze importanti ha vinto. Deve capire che qua c'è competenza, si è visto del calcio, quindi tutti quelli che parlano, anche se si va al bar eh, allo stadio, eh, sanno quello che dicono, non è che si parla tanto per. Quindi ogni tanto dovrebbe essere un po' più accondiscendente e un po' meno presuntuoso come ha detto lui che, che lo è poi perché l'ha detto <ride> come sono più o meno tutti gli allenatori sì. no? ma ci sta insomma nel gioco delle parti a lui dà fastidio a Oteri quando si dice della squadra, della squadra che allena che non abbia idee <ride> hai sentito a un certo punto in un passo di intervista ad Enrico eh, ma noi lo diciamo nel momento in cui è chiaro che se tu non riesci a fare un tiro in porta con la Fermana evidentemente non hai prodotto delle idee per cercare quegli spazi utili per poter farmare una squadra avversaria che tra l'altro era ridotta in 10 uomini già dal, dal, dall'inizio del secondo tempo. Cioè era un dato oggettivo questo, no? Sicuramente adesso con eh, tutte le immagini, i white scout, eh, internet, e tutto quello che poi produce la, la televisione, si poteva preparare meglio quella partita, specialmente in fase offensiva. Qualcosina... Eh, non è stato fatto nel modo giusto negli ultimi 30 metri, però l'ho ammesso no? in, modo, certo. in modo abbastanza sincero. Chiaramente le colpe sono... Prettamente le sue perché è lui che la prepara la partita. Assolutamente. Allora facciamo così, andiamo a dare uno sguardo al quadro completo dei risultati. Si è recuperata la terza giornata del girone di eh, ritorno. La prima sconfitta stagionale per la Reggiana di Aimo Diana che ha perso 2 a 1 a Gubbio. Deciso il match il difensore centrale Migliorini, credo a 20 minuti dall'epilogo della contesa. Il quadro completo, i risultati, ripetiamo, recupero della terza di ritorno. Viterbese nel pomeriggio alle 14.30 0-0 Ancora Grosseto 2-0 Montevarchi-Fermana 2-0 Pistoia Ponte Nera batte Pistoiese 1-0 A Teramo Modena batte Teramo 2-1 Ma un Teramo che ha lottato Sino alla fine Gubbio-Reggiana 2-1 Imolese-Cesena 0-0 A Pesaro Pescara batte Vis-Pesaro 2-0 I gol di Cernigoi Al nono minuto Primo sigillo con la maglia del Pescara Per il 27enne attaccato. Mantovano ex Sereno. Il raddoppio nella ripresa di Zappella. Secondo gol in campionato, il terzo in questa stagione, perché aveva segnato anche in Coppa Italia il 15 settembre con, eh, contro il Grosseto. Domani. Carrarese e Siena alle 18, alle 21 si chiuderà il programma di questo, questo recupero, la terza giornata di fronte Lucchese e Dentella. Vediamo la classifica perché la Pescara ha rosicchiato due punti alla Cesara, Cesara che è stato fermato sul campo del Limulese. Modena in testa con 68 punti, Modena che sarà la prossima avversaria della Pescara, il Modena che ospiterà il Pescara per essere ancora più precisi lunedì prossimo 28 febbraio con inizio alle 21, 18 vittorie vittorie e due pareggi nelle ultime 20 partite non perde il Modena dal 9 ottobre 2 1 a Pontedera contro il Montevarchi davvero numeri incredibili la Reggiana segue con 65 punti, oggi la prima sconfitta stagionale, ecco mi ero un attimo distratto perché c'è Banchini credo allenatore della Vis Pesaro al fianco di Enrico Giancarli Sì esatto Massimo con tecnico della Vispesaro per commentare questa partita giocata bene dal Pescara, avviso aperto dalla Vispesaro, ha avuto la meglio la qualità dei Biancazzurri, è d'accordo? Sì, è assolutamente così, ti dico noi tre giorni fa abbiamo fatto una partita a livello nervoso veramente importante a Cesena, purtroppo non avevamo raccolto punti, siamo arrivati qua oggi, sapevamo che non era facile anzi andare sotto dopo dieci minuti su un calcio d'angolo. Un episodio del genere sicuramente ha destabilizzato un po' la convinzione dei ragazzi, però poi ho visto la squadra che ci ha creduto, ha provato soprattutto all'inizio del secondo tempo a rientrare nella partita, forse è il nostro momento migliore, il Pescara ha fatto il 2-0, poi è andato in controllo, una squadra importante che anche quando il ritmo è basso riesce a esprimere qualità. Noi ci abbiamo provato fino alla fine, provato con i cambi a destabilizzare qualcosa, però oggi non è bastato. Ecco, nel primo tempo, io ho visto che avete sofferto molto quando proveva, provavate ad alzarvi, però il Pescara recuperava palla, un tocco e via con i suoi centrocampisti e i suoi esterni offensivi, riusciva ad arrivare in area di rigore. I tre attaccanti, i due attaccanti esterni erano troppo aperti, e nessuno dei giocatori in costruzione riusciva a trovare quella giocata lì di fianco a Derisio che poteva essere pericolosa e quindi gli intercetti poi arrivavano a Pompetti, arrivavano a Clemenza, giocate di qualità, però all'inizio anche troppi retropassaggi indietro verso Farroni, non siamo stati così coraggiosi, ma perché, ripeto, un, po di, un pochettino di stanchezza mentale, ricaricare le energie non è facile, giocando con questa densità di gare e soprattutto anche perché noi avevamo sei giovani in campo, giocato a squadra giovane, questo tipo di esperienze servono per far crescere i ragazzi. Le chiedo un'ultima cosa, le chiedo perché se non erro le ha affrontate il Cesena 72 ore fa, giusto? Il Pescara fa la corsa sul Cesena per l'obiettivo minimo del terzo posto, perché oramai Modena e Reggiana sono andate via, mi fa un paragone, un raffronto? Ma dunque io penso che il Cesena dal punto di vista della qualità sicuramente ha qualcosa in meno però sono due linee difensive completamente diverse penso che la differenza la faccia, questa, la faccia questo il Pescara se non sbaglio con oggi è la sesta volta che fa clean sheet e forse per stare in classifica in alto sono un po' troppo pochi e Cesena invece è una squadra che spesso e volentieri non prende gol e davanti sono due attacchi comunque stratosferici e penso che se la giocheranno fino alla fine per il terzo posto chiaro e preciso grazie al tecnico della Vispesaro in bocca al lupo per il proseguo della stagione assetto no. difensivo differente tra Pescara e cesena potrebbe essere quella la chiave secondo il tecnico della vista a te, eh, Massimo non abbiamo considerato l'entella però eh? nel lotto nel, Enrico eh? cioè, consideriamo anche no, ma io de ho detto così perché ho detto così perché sì, ha sì, giocato perché, 72 certo, ore fa certo. il confronto no, solo no, per la vicinanza delle partite. Assolutamente, poi ha ragione Banchini, che insomma studia le statistiche, evidentemente le, le mentalizza perché effettivamente questo è il sesto clean sheet. Si dice così ormai: del pescare in questo campionato, sesta partita di queste 28 sinora giocate senza subire gol. Allora, stavamo leggendo la classifica di questo campionato. Se la regia è pronta, mi fai eccola qui. Qui la, eccolo qui il quadro Modena 68, Reggiana 65, Cesena 52, Entella 49, domani deve giocare. A partita non è facile. Eh? A Lucca, a Lucchese, un cliente scomodo, soprattutto in casa. Pescara 47, dunque, meno 2 dall'Entella che domani deve giocare, meno 5 dal Cesena che oggi è stato fermato 0-0 sul campo dell'Imolese, ancora 45, Gubbio 37, Pontedera 36, vis Pesaro 35, Siena 34, Canarese 32, Olbia 31, Teramo 30 Taduchese e Montevarchi 29 Imolese e Fermana 26 Vitermese 25 Pistonese 24 Chiude il grosseto con 21 punti Il Pescara è stato bravo oggi Secondo me Fabio A limitare fortemente le incursioni di Saccani Che secondo me è uno dei giocatori più pericolosi Della Vispesaro È stato bravo proprio anche con i raddoppi Veroli fino a quando è rimasto in campo Ha giocato un'ottima partita Sì sì no Il Pescara oggi ha fatto bene In tutti i reparti È stato corto È stato aggressivo ha avuto una buona gestione della palla, è stato incisivo quando doveva eh, pungere, a me è piaciuto contro una squadra non di grandissimo spessore, certo. eh, bisogna essere onesti. Però, diciamo eh, che ha fatto il suo oggi. Il ha fatto il suo, eh? però allenatore della della Vispeso mi sarebbe piaciuto chiedergli, visto ah. che uno che, che, che studia da quello che si è capito, che, che guarda, che, che, che fa tante statistiche pure. In virtù della partita che ha fatto il Pescara con la Fermana, forse oggi se si fosse chiuso un po' di più e non avesse giocato a viso aperto gli fa onore per carità, è una cosa, una cosa bella che comunque lui cerca sempre di proporre e di far giocare una squadra molto giovane come ha rimarcato, però forse oggi il Pescara è stato facilitato da questo atteggiamento della Vispesa perché poi sì, col passare dei minuti è vero che ha fatto gol su pallinativa, però già c'erano... Dei, 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 dei preamboli perché si, si, si pensasse facesse gol se speso Vispesero si fosse chiusa un po' di più forse la partita è stato secondo te un po' troppo ardito giocare con Sanogo credo la prima da titolare 2004 eh, poi De Respinis e Cannavò no come atteggiamento al di là no. del modulo al di là degli interpreti come atteggiamento è stato molto comunque si è giocato la partita alla pari ha cercato di andare in avanti di pressare e lì se concedi poi un po' di campo e qualche linea di passaggio, come giustamente ha detto lui, tra le linee, clemenza. Perché spesso il Pescara ha ricevuto suolo. palla in modo facile, con, con tanto campo, e gli ha messo un po' in difficoltà. Assolutamente, e poi insomma, lo ha anche ammesso e riconosciuto il tecnico della Vis Pesaro. Vis Pesaro che tra l'altro, dobbiamo ricordare, in questo girone di ritorno aveva già subito due sconfitte al Benelli contro il Teramo e la Viterbese guarda caso tutte e tre sconfitte terne con lo stesso risultato finale 0-2, 0-2 con il Teramo, 0-2 con la Viterbese, 0-2 oggi con il Pescara tra poco non so se arriverà Jacopo Cernigoi, presumo di sì perché il primo gol con la maglia del Pescara per questo attaccante 27 anni da poco compiuti, classe 1995, ex Sereno, ex San Benedetese, un giocatore secondo me che oggi ha fatto anche un ottimo lavoro sporco legando comunque il gioco. Sì, forse anche come dicevo Poc'anzi, facilitato da, da questo atteggiamento della Vispesoro mm. perché lui è un giocatore che sa giocare con la squadra, che, sì. che, che fa da raccordo comunque con, con il centrocampo. Eh anche perché adesso il Pescara gioca con, con un giocatore magari lì dietro che lo aiuta, e ha fatto una buona partita, secondo me, al di là delle, del gol, eh, che è sempre importante per un attaccante, ha messo in difficoltà l'allenatore, eh, eh, perché vai. Ferrari viene da un momento non, non brillantissimo, comunque ha tirato la carretta fino adesso, ha eh, qualche acciacchetto fisico, comunque... Eh. Anche perché è la tua domanda legittima. Eh? Si può giocare col trequartista e due punte cioè lui, 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 Ferrari, lui, dice lui, che lui ha già dei, detto che Dice che nessuno eh. dei due può interpretare questo ruolo. È chiaro che. Cioè si vanno a intasare troppo gli spazi. Adesso. Ma no, eh, se tu decidi di giocare con un trequarti, che poi non ha le caratteristiche mm. che, che, che vuole lui, perché adesso stiamo giocando con un trequarti per fare un paragone per chi ci segue da casa, tipo. Garrot della Roma che, non, che sì, è un tre quarti bravo. centrocampista, non sì. è. atipico diciamo. È, esatto, Prontisso. però è, sì. è uno che, che si sa buttare negli spazi, che ha gamba, che, che comunque dà una mano al centrocampo. Eh, però secondo me, in alcune partite in casa, specie verso la fine quando incontreremo squadre che lottano per non retrocedere, dove sarà magari per loro fondamentale prendere un punto. Adattare uno dei due lì dietro che magari non, non diventino piatti o che non intasino gli spazi, come ha detto lui, potrebbe essere un'idea, però bisogna lavorarci e il tempo è poco, non è semplice. Assolutamente, ricordiamo eh, domenica 27 febbraio alle 14.30. Si giocheranno ancora Materica Reggiana, eh, Carrarese, Gubbio, Lucchese, Fermana, Olbia, Montevarchi, Pistoiese, Molese, Pontedera, Cesena, Siena, Viterbese, Teramo, Grosseto, Vis, Pesaro, Entella. Lunedì 28 febbraio, dunque, il match al Braglia di Modena alle 21 di fronte. Modena e Pescara, 18 vittorie e 2 pareggi per il Modena, che ricordiamo ancora una volta, non perde dal 9 ottobre 2 1. A Pontedera contro il Montevarchi andiamo ad ascoltare Davide Zappella che oggi ha cambiato più ruoli, quattro ruoli a dire il vero, terzino destro come ricordava Enrico Giancarli, poi mediano dopo l'uscita di Pontisso ho trovato il gol in questo ruolo, poi esterno sinistro e alla fine ha chiuso andando a completare il tridente d'attacco. Enrico. Sì, eccoci proprio con Davide Zappella perché ricordavamo con Massimo da Studio che hai fatto oltre al gol, e non è poco, hai fatto l'esterno a destra all'inizio, poi hai fatto la mezzala, poi l'esterno a sinistra e poi l'esterno offensivo. Quattro ruoli e un gol, non la dimenticherai facilmente questa partita. No, no, vabbè. Sono abituato come tutti i miei compagni a fare quello che richiede il Mister. E... Quindi è andata benissimo, è andata bene per il gol, per la vittoria, per, per tutto, ci serviva vincere e adesso testa a lunedì. Con il Modena, ma prima di parlare delle Modena, ancora, chiaramente restiamo su questa partita, tu sai fare tanti tanti ruoli, ma se dovessi scegliere tu, terzino, esterno alto, mezzala, eh, vai, scegli. No, Il quinto, come, facevamo, come abbiamo sempre fatto a destra, è il mio ruolo, diciamo quello che preferisco io. Poi mi adatto appunto, come ho detto prima, a tutti i ruoli che il mister decide di farmi fare, però quello che preferisco è il quarto a destra. La partita di questa sera? La partita di questa sera abbiamo avuto un bel approccio, l'abbiamo mm, dominata tutta la partita. Abbiamo sempre avuto il pallino del gioco noi, a parte qualche giocata loro, però siamo sempre stati in partita e abbiamo sempre avuto. Diciamo la partita in pugno. Io prima di dare la linea allo studio, hai detto che ti piace fare l'esterno a destra, no? come è tuo ruolo, però il gol che hai fatto, la chiamata del timing da mezzala è stata perfetta. Sì, sì, va benissimo anche da giocare da mezzala, cioè, senza nessun problema. Come mi hai chiesto, eh, se preferisco fare mezzala o quarto, preferisco il quarto, ma va benissimo anche. Fare la mezzala prima di lasciarti a una meritatissima pizza, una domanda da studio. Sì, al volo per Davide Zappella. Intanto, complimenti per questo secondo gol in campionato. Se non vado ornato, il terzo complessivamente perché avevi segnato anche col Grosseto in Coppa Italia il 15 settembre. Ma sei stato bravo, decisivo anche a fine primo tempo in quella chiusura su Sanogo. Sì, intanto grazie mille per i complimenti. E sì, siamo come ho detto, abbiamo fatto una partita applicata a tutti, abbiamo fatto. Fatto una grande partita e ho fatto una bella chiusura, sì. E, ma comunque, come l'ho fatta io, l'hanno fatta anche i miei compagni, e quindi sono felice, sono felice per la vittoria e per tutto. Ecco, ti posso Modena, fare grazie, una domanda. Grazie, Davide Zappella. No, solo sì, per, fai, per capire no, bene, no, ma sul colpo, di testa, di, sul colpo di testa di Cannavò, dopo il vostro 2-0, c'è stato il palo, la parata di Sorrentino? Perché non si è capito bene dalle immagini. Sì. Diciamo la palla era a metà tra palo e mani di Sorrentino, non è assolutamente entrata. Non... Eh, ma dico è stato decisivo palo, Sorrentino quindi? Sì, sì, Sorrentino. Sì, sì, assolutamente sì. Perfetto, sì, sì. Perfetto. grazie a Davide Zappella, recupero l'auricolare Davide e ci vediamo lunedì e complimenti per la prestazione. Grazie a Davide Zappella, eccolo qui, l'avevi chiamato Massimo Jacopo eh, Cernigoi che sta arrivando in postazione. Intanto buonasera a Cernigoi. Buonasera. Tra un po' daremo l'auricolare anche a Cernigoi. Eh, è arrivato il primo gol in maglia biancazzurra, anche con un pizzico di rabbia perché non riuscivi a inserirti in questa squadra. Primo colpo di testa, gol. Sì, non è che non riuscivo a inserirmi nella squadra, però è stato diciamo, un gol, un'esultanza di liberazione. E alla fine, comunque, abbiamo portato a casa tre punti. Era, era importantissimo vincere questa partita per tornare a vincere e adesso bisogna continuare così Hai fatto gol di testa hai fatto la lotta dal punto di vista fisico ma una delle azioni più belle del primo tempo è stata una tua ripartenza a 70 metri palla al piede poi ti è mancato un guizzo alla fine o è stato bravo il loro capitano? Ah, un po' tutte e due dai sono arrivato un po', un po stanco a, alla conclusione che poi non ce n'è anche stata perché è stato bravo anche lui e è andata così L'importanza di questa vittoria considerato il pareggio del Cesena è eh, importantissimo perché noi comunque ci crediamo e, e abbiamo accorciato. Intanto poi il campionato è ancora lungo, ci sono 10 partite ancora, quindi è tutto aperto. Lo possiamo raccontare con il sorriso perché non è successo nulla? Ma l'ultimo minuto del primo tempo su quel calcio d'angolo? Quando la palla stava per entrare nella porta tua? Ah, eh, C'è stato, stato il calcio d'angolo che hanno battuto basso, Pontisso la, la mezza svirgolata perché gli è schizzata davanti. Mi è arrivata su. Ginocchio, e per fortuna c'era Pompetti che ha salvato la palla. Diciamo. Pompetti ti ha fatto l'assist per il gol dell'1-0 e ti ha salvato l'eventuale. Sì, un... Ma non so se entrava eh, perché la diretta verso, verso la porta, mi era lenta. Secondo me c'era anche il portiere. Perfetto, io do l'auricolare a Jacopo Cernigoi per una domanda da studio. Un attimino solo, ora vi ascolta Cernigoi. Sì, tanto i complimenti Buonasera. che non sono di grammatica, ma assolutamente sinceri, Jacopo, per il primo turno la domande. Allo maglia... studio c'è un problema con la comunicazione, ecco, quindi io non sì. abbiamo perso la comunicazione. Quindi andiamo noi in diretta in attesa che viene ripristinata la chiamata dallo eh, studio con Cernigoi per chiederti. Se tu puoi fare anche la seconda punta, perché poco fa abbiamo chiesto ad Auteri, lo ha fatto Fabio Ferraresi da studio: magari in alcune partite se potevi giocare dietro a Ferrari. Lo hai mai fatto quel ruolo? Ma ho, ho giocato più volte accanto a una prima a punta, cocco. perché diciamo che sono, sono un po' atipico come, come prima punta. Mi piace, mi piace muovermi molto. E quindi secondo me possiamo convivere. Perfetto, perfetto, questa è la risposta di Cernigoi. Sì. Abbiamo ripristinato lo studio. Ti no, ascolta. Tra l'altro sì, se, se non vado errato, Jacopo, Intanto complimenti per il gol. Col seregno, giocavi insieme con Cocco lì davanti, no? Sì, sì, infatti ho sempre, ho sempre giocato a. cioè, sempre. Ho fatto annate dove giocavo prima punta con, eh, con tre attaccanti. Appunto prima punta, se no, giocavo anche con eh, a due. Comunque, diciamo così, Jacopo, e cedo la parola si... per una domanda certo. a Fabio Ferraresi. Tu sei il classico attaccante che sa giocare con la squadra e per la squadra, che è una cosa molto importante. Fabio. No, vabbè, eh, eh, ci provo. Stasera ha fatto una buona gara, e sicuramente ha messo in difficoltà l'allenatore. Io eh, mi ritorno a quello che abbiamo detto poc'anzi, quello che ho chiesto al mister. Io credo che tu e Ferrari. Ora tu me lo devi confermare in modo obiettivo chiaramente, no, non, non perché magari giocando in due è meglio sia per te che per lui, però in modo obiettivo eh, io credo che voi due possiate convivere, tu quel ruolo dietro la prima punta per caratteristiche lo, lo fai bene, lo potresti fare bene dando anche una mano al centrocampo. Eh, sì, ripeto, io quel ruolo lì non, eh, da trequartista puro non l'ho mai fatto, ho sempre giocato a due punte, e, niente, due punte, non, non ho mai fatto il trequartista sinceramente, però insomma, se, mi chiede, se mi chiede il mister di fare questo ruolo qua ci provo. Perfetto, ringraziamo Cernigoi anche perché devono spegnere le luci allo stadio, quindi ringrazio Max Mucciante, eh, l'auricolare è a posto così, grazie Jacopo Cernigoi, ringraziamo ancora l'attaccante del Pescara, grazie a Max Mucciante, io Massimo mi fermo qui perché ci hanno detto che devono spegnere le luci e sono accese solo per noi, eh, la risposta di Cernigoi è molto interessante anche sull'opzione tattica che aveva dato poco fa Fabio Ferraresi, che saluto al pari tuo Massimo e quindi buon lavoro a te, buon lavoro alla regia, con la collaborazione di Diego Martelli ci stanno spegnendo le luci. Quindi vi saluto, ciao. Grazie, grazie Enrico. Del resto può fare la sottopunta, no? Cioè, tu quando parli no. di tre quarti, in realtà sottopunta alle spalle della prima punta, io, in questo caso Ferrari. Quello, 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 quello no? che intendevo eh. io, che per caratteristiche lui potrebbe dare una mano, una grandissima mano al Pescara nel, nella fase di. Di, di, di sviluppo di, di, fi, no, di finalizzazione cioè, di, finalizza di rifinitura ecco. tra sviluppo e finalizzazione certo, nel certo. senso che lui potrebbe fare quasi un play un po' più avanzato esatto, perché è bravo. un giocatore tecnico che, che sa giocare. giocare, che sa venire che, che ha i tempi bravo. ed è un giocatore che secondo me ha anche la, la, la capacità fisica vuoi perché non è comunque vecchio e, ed è nel pieno della sua maturità di, di dare una mano per quello che vorrebbe fare Auteri, da quello che ho capito comunque lì ci vuole un giocatore, lui vorrebbe giocare con un giocatore che, che riempia anche gli spazi, che sporchi eh. qualche traiettoria, che vada sul play, visto che abbiamo detto tante volte che quando giochiamo contro un play soffriamo eh. e invece così siamo già, già schermati perché la, sulla sua zona di competenza, lui secondo me lo potrebbe fare e Ferrari paradossalmente... Eh, verrebbe agevolato giocando con un giocatore eh, così po poco dietro potrebbe essere un'idea però non è semplice no, lavorarci certo bisogna eh. lavorarci poi bisogna crederci perché da esatto. come ha risposto a Oteri non mi ci, pare mi non so che non ci creda tanto no. poi però se un giorno dovesse succedere eh, daremo il merito a te caro. no il merito io, io credo che il Pescara <ride> per, per, per fare un cambio di, di, di passo come giustamente sottolineato tu facendogli notare i punti in classifica e rispetto alle giornate del campionato di andata debba osare qualcosina in più, debba trovare qualche soluzione in più negli ultimi 30 metri che è quello che spesso è mancato, al di là di qualche partita in cui sono son mancate le distanze certo. la squadra è stata magari un po' sotto ritmo come abbiamo sottolineato spesso qua come dice anche Pierpaolo lunedì che seguo sempre con attenzione e sono d'accordo e quindi serve qualche cosa in più negli ultimi 30-40 metri e lì ci vuole qualità, ci vuole qualità con Cernigoi perché ce l'ha con Clemenza che secondo me deve giocare e, però dopo l'allenatore deve valutare tante cose e non, non è facile assolutamente sono sempre e solo critiche costruttive caro Auteri allora ci fermiamo per pochi istanti, linea alla regia, tra poco commenteremo gli highlights di questa vittoria importante del Pescara centrata a Pesaro Beh, torniamo in diretta da studio su Rete Autosport 23 e 43 sono pronte le immagini al Benelli di Pesaro finisce 2 a 0 per il Pescara vediamo nel dettaglio. Pronti via, mancano diversi giocatori da una parte e dall'altra. Giambo per infortunio, non c'è lo squalificato Ferrari. Poi Memusci, delle Monache e Chiarella. Drudi parte dalla panchina, dunque giocano in grosso i Janes. Poi c'è anche il rientro di Zappella e Dursi in attacco con Clemenza e Cernigoi. Cernigoi che segnerà il primo gol con la maglia della Pescara nella Vispesaro 3-4-3 Sanogo, De Respinis e Cannavò a comporre. Il tridente d'attacco le assenze sono pesanti anche la Vis Pesaro, soprattutto quelle di Acquadro e Gucci che è il capocannoniere della squadra marchigiana con sei gol, tutti e due squalificati, fermati per un turno dal giudice sportivo. Qui eh, si lamenta in grosso per un presunto fallo, buco centrale, gran destro di Cannavò. Comincia così la partita, colpisce l'incrocio dei pali Kevin Cannavò, classe 2000 ex Palermo ed Empoli da due stagioni alla Vis Pesaro gol in questo campionato ma subito il Pescara con questo destro a giro stiamo per apprezzarlo ammirarlo di Eugenio Dursi il portiere Farroni rimane immobile al centro della sua porta e dunque viene salvato dal palo serie di fitte su Piccinini uno dei tre centrali della squadra guidata da Banchini il palo dunque salva la porta del eh, Vis Pesaro sugli sviluppi del corner il gol del Pescara lo scambio tra Clemenza e Pompetti il sinistro tagliato il Cross, è una sentenza, bravissimo Cernigoi all'altezza dell'area piccola a farsi trovare pronto al posto giusto, nel momento giusto. Di testa riesce ad infilare l'estremo difensore della Vis Pesaro, dunque, nono minuto, Pescara in vantaggio per Jacopo Cernigoi. 27 anni appena compiuti, attaccante di Mantova, ex Seregno Sametese e tante altre squadre. Il primo gol in campionato con la maglia del Pescara, poi da, da lontanissimo il sinistro. Un siluro. Di Pompetti con la palla che viene respinta dalla traversa e salva ancora, salvato ancora Farroni, ex L'Aquila dal 2016 al 2018. Poi si mette in proprio Clemenza, una grande azione personale. Palla in mezzo, non va a stringere sul primo palo Eugenio Dursi, che altrimenti avrebbe segnato. Palla che sfila di un niente alla sinistra della porta, difesa da Farroni. Poi il colpo di testa di Saccani, che è stato limitato tantissimo, annullato direi di fatto dai raddoppi continui sulla fascia sinistra del Pescara, grande partita di Veroli fino a quando è rimasto in campo cinquantesimo minuto, il tentativo operato da Lombardi ex Teramo di proprietà del Monza classe 2002, c'è cioè la chiusura di Ingrosso e poi sul calcio d'angolo c'è cioè l'uscita di Sorrentino senza problemi a branca il pallone, impresa alta all'altezza della, della sua area di competenza, siamo sempre al cinquantunesimo minuto, viene chiamato in causa Lombardi, tre più attivi, serie di finte ma il tiro centrale non impensierisce, non può impensierire L estremo difensore della Pescara eh, Alessandro Sorrentino classe 2002 recupero palla alto del Pescara e poi lo scambio eh, tra Clemenza e Zappella eh, che è stato impiegato nel frattempo da Mediano il suo destro a freddare il portiere della Vis Pesaro Farroni, siamo nel secondo tempo al minuto 15 nel corso della ripresa, il 2 a 0 del Pescara Pescara secondo gol con la maglia della Pescara in campionato per Davide Zappella e poi il palo, ma in realtà c'è anche la grande parata di Sorrentino che va a deviare il pallone proprio sul palo sul colpo di testa di Cannavo che è l'attaccante più pericoloso di fatto della squadra di Banchini, il cross da calcio d'angolo battuto da Marcandella, entrato proprio in avvio di ripresa dopo il 2-0 al posto di Sanogo classe 2004 prelevato dal Fanfulla. Siamo al 79esimo il Pescara controlla senza problemi l'andamento del match, due gol di vantaggio, ripetiamo i gol, le reti di Cernigoi e poi il raddoppio di eh, Zappella qui, eh, sale, eh, in, svetta in area piccola proprio Cancellotti, la palla sorvola la traversa della porta difesa da Farroni. Siamo al 94esimo, praticamente siamo ai titoli di coda di questa eh, partita con il numero 4 Gavazzi che eh, controlla il pallone, poi la palla la, che viene recuperata da Rauti entrato in corso d'opera non c'è più tempo a Pesaro Pescara batte vis Pesaro 2 a 0 dodicesimo successo in campionato il sesto in trasferta e questa insomma è la, è la sintesi a braccio che vi abbiamo proposto di questa partita rivedendo tutte le azioni adesso magari le analizzeremo con dovizioni particolari Fabio ma innanzitutto sulle sintesi a braccio, penso che tu sei il numero uno. No, vabbè, sei troppo gentile. <ride> no, ma è stata una partita piacevole da vedere. Dai, una partita di Serie C con parecchie occasioni da gol, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Il Pescara sicuramente ha fatto qualcosina in più per vincerla, l'ha vinta meritatamente. E speriamo sia di buon auspicio per la partita difficilissima che ci aspetterà col Modo. Assolutamente, tra l'altro, il Pescara è tornato a fare con il successo eh, che mancava dal 9 febbraio. 9 febbraio, quando riuscì a imporsi all'Adriatico Giovanni Cornacchia sul Gubbio per eh, 3-1. Rivediamo proprio il gol, eccolo qui: il gol di Cernigoi. Tutt'altro che banale, perché non era facile, no? in posizione anche di squilibrio, se vogliamo. Ma questo. Eh... Non sarai contento tu perché bisogna fare i complimenti all'allenatore, ah, eh? però questa è, è una sicuramente sì, è, ah, una, palla giocata in... provata. una palla da No, no in... ma io sono contentissimo. No, è una battuta chiaramente, è una palla inattiva sì, preparata è vero. per attaccare lo spazio dopo, dopo lo scambio tra Pompetti e il giocatore che gli va incontro. Poi questa è un'altra bella azione tra le linee, quello che forse è mancato mm. con la Fermana, di, di venire un po' fuori, di, di far muovere la linea che era molto piatta, che stava là vicino all'area di rigore abbiamo fatto poco, oggi l'abbiamo fatto meglio c'è stato più fraseggio, più, più, più coralità anche giocate tecniche migliori questa è una buona giocata di, di Clemenza sì. Ecco, lì se va ad attaccare il primo palo Dursi era troppo era ma, difficile ma, allora. eh, la, la, No, lo dico proprio così per pote, trovare pote, il pelo nell'uovo eh, No, pote, poteva forse attaccare il secondo palo Eh no, il secondo nel senso eh, il sì, palo sì, quello sì, più sì, vicino poteva, poteva continuare la corsa sperando anche Lì si spera che magari possa anche respingere il portiere, mm. che magari il tiro possa andare sul palo. Si vede che non è... Lì un attaccante che c'ha il fiuto del mm. gol probabilmente certo. avrebbe, avrebbe continuato la corsa. Lui si è fermato dando per scontato che magari la palla andasse dentro o usciva fuori. Oh, continuando con le immagini, questo è proprio l'inizio del secondo tempo, al quindicesimo il raddoppio. Recupero alto del pallone, no? Anche questa è un'azione un che eh, spesso eh, i biancazzurri provano. Non sempre riesce, oggi è riuscita. No? C'è questa pressione con Gavazzi che è costretto a buttare il pallone in avanti. Derisio intercetta, Clemenza per Zappella, passato nel frattempo Mezzala. È un'opzione che può tornare utile quella di, no? di Zappella Mezzala. Che dici, Fabio? Sì, è un giocatore duttile che, che sa interpretare più ruoli, un giocatore affidabile come ha detto il direttore, un giocatore che in una rosa serve sempre, che alla fine del campionato ha un rendimento costante, su cui puoi contare, che poi è positivo, che si adatta a qualsiasi cosa gli si chiede. Il recupero alto è una cosa positiva quando incontri squadre tipo oggi che, certo. che vogliono provare a giocare, perché poi giocano, non buttano, cercano di uscire, pressati a sbagliato rinvio. Quella palla, secondo me, con la fermana che tu provi ad andare in avanti mm. ha poco senso perché non ci sarebbe stato nessun retropassaggio. Come la palla arrivava al terzino, boom, certo. in avanti, e là eh, eh, ha ragione anche stavolta. Eh, Oteri, che poi ha delle altre colpe, come abbiamo detto prima, ti allungano, eh, certo. perdi un po' di distanze. Ti Loro vogliono solo quello: allungarti e poi andare su, sulle transizioni oppure coprire bene gli spazi. Mm e là serve qualità e serviva a preparare forse qualcosina in più negli ultimi 30 metri. Assolutamente, siamo d'accordo eh, su questo, eh, abbiamo rivisto in, in, velocemente le immagini di Sanetti di questa partita, ripetiamo il Pescara ha battuto la Bis Pesaro alla Benelli e Spugnato, tra l'altro si tornava a giocare a Pesaro dopo 19 anni, caro eh, Fabio, era maggio, 10 maggio, 11 maggio del 2003. Ultima partita della stagione regolare, Serie C, vi spesero 1, Pescara 3, la vittoria dell'illusione perché poi Lavellino invece contestualmente andò a vincere a Crotone, Crotone allenato, indovina chi? Da Gaetano, alto, da, Auteri, esatto. <ride> da Gaetano Oteri che era fuori dai giochi, mi sei subito al sicuro il risultato, Lavellino di Vullo eh, con Marra eh, gol nei minuti iniziali della partita, però poi insomma, si è ripreso tutto il Pescara in quei fantastici playoff che tutti ricordiamo, memorabili contro San Benedettese e Martina Franca, davvero l'apoteosi di quel Pescara targato Ivo. Iaconi. Allora facciamo così dobbiamo parlare anche del Teramo se sei d'accordo Fabio. E eh, qua comandi tu io mi adatto. <ride> no anche perché il Teramo oggi secondo me ha fatto una buonissima partita certo Modena è una squadra che ha dimostrato di essere la più forte del campionato anche a Teramo ma ha tenuto in bilico il risultato sino alla fine È terminata 1-2 per gli Emiliani Emiliani che erano passati svantaggio all'inizio della partita al rigore di Arrigoni e poi hanno capovolto la situazione con la doppietta di Luca Tremolada ci dobbiamo però prima Fermare e poi parleremo del Teramo eh, che è stato sconfitto, ripetiamo, col Modena in casa. e la sesta, il sesto KO interno patito dai biancorossi. Tra poco il servizio di Lorenzo Valeriani. Ben, torniamo in diretta da studio. Allora siamo pronti per seguire la sintesi. Teramo Modena 1 a 2, la sconfitta interna dei biancorossi, il sesto KO al Gaetano Bonolis, ma il Teramo è uscito a testa alta dal confronto con la supercapolista di questo campionato. Oggi ha perso la Reggiana la prima sconfitta stagionale per l'11 di Aimo Diana. e Dunque adesso il Modena ha tre punti di vantaggio sulla Reggiana. Il servizio. Il Teramo torna al Bonolis per affrontare la corazzata Modena, impresa ardua sotto tutti i punti di vista, ma vietato non provarci, soprattutto perché proprio all'andata i biancorossi uscirono indenni dalla trasferta nella terza gara d'andata. Teramo col 3-4-3, ormai modulo scelto per l'inizio delle ultime gare, stavolta nel tridente da Andrea, Bernardotto e Malotti da sinistra a destra. Modena con qualche sorpresa, ma bene o male i migliori ci sono tutti, o quasi. Il Teramo parte con coraggio e dopo sette giri di lancette ha l'occasione per cambiare il volto il match. L'incursione di D'Andrea viene fermata in modo irregolare da Magnino. Carella di Bari vede tutto e indica la massima punizione. Capitana Arrigoni, freddo e glaciale come la temperatura del Bonolis, incrocia col destro e mette la freccia del sorpasso. 1-0 il Teramo insiste e poco prima della mezz'ora sfiora due volte il raddoppio. Prima Malotti si mette in proprio col mancino, col pallone che gira poco fino a spegnersi sul fondo. Poi ancora il 7 col tiro cross, dove i suoi compagni non arrivano. Gagno invece sì e blocca. Il Modena risponde sull'azione seguente, ma il mancino di Tremolada va fuori dallo specchio. Tesserra invita i suoi ad alzare il baricentro e i canarini rispondono presenti. Minesso colpisce in tuffo di testa, ma Super Perrucchini è bravissimo sul primo palo. Al minuto 34 Arrigoni, migliore dei suoi, cerca addirittura la battuta da calcio franco. Tiro forte e poco alto, ma Gagno sembrava in traiettoria. In un minuto il Modena mette il Teramo alle strette. Due colpi di testa creano imbarazzo alla difesa biancorossa, ma alla fine il tutto dice bene a Perrucchini e compagni. Per che però non può nulla sulla perla di Tremolada, col Teramo che s'addormenta sulla battuta anticipata di Gerli. Calcisticamente davvero un passo avanti, il mancino merita applausi e reprei. Nel secondo tempo, appena il Modena si affaccia in avanti, si procura l'occasione che alla fine deciderà la contesa. Soprano un po' ingenuo commette fallo su Ogunseye e anche stavolta per Carella è calcio di rigore. Tremolata da sul dischetto è fredda Perucchini, che arriva solo a sfiorare il cuoio. Il Teramo non molla e al minuto 17 ha la palla più nitida per trovare il pare. L'azione si sviluppa sulla destra e, dopo corta respinta, Malotti è il più lesto. Gagno è straordinario per istinto e reattività, ma nel replay è apprezzabile soprattutto la coordinazione del 7 biancorosso. Nemmeno mezzo minuto e soprano voglioso di rifarsi, colpisce con la nuca e solo pochi centimetri lo separano dalla gioia. Nel recupero il Teramo col 4-3-3 dopo alcuni cambi si sbilancia e il Modena in ripartenza può fare male. Di Paola calcia bene, ma il palo evita un passivo ingeneroso davvero per il Teramo. All'ultimo secondo i Biancorossi guadagnano un angolo, ma Carella, orologio alla mano, decide di non far battere il corner e scattano le proteste. E allora finisce così col Teramo capace di ingabbiare i Canarini per un tempo intero. Poi la classe di Tremolada ha permesso alla capolista di riprendere il volo. E domenica la partita contro il Grosseto, nuovo appuntamento casalingo per il Biancorossi alle 14.30. Quella è una partita naturalmente da non fallire contro il Grosseto degli ex Maurizi e Capaldi, caro Fabio. Rivediamo un attimo la classifica di questo campionato perché il Teramo comunque è una, zona, una posizione in questo momento ancora tranquilla, se non ricordo male. Andiamo a leggerla insieme la gradatoria. Vediamo un po', 1, 2, 3, 4. Il Teramo ha 30 punti, quindi sono 4 di vantaggio. Sui play out e eh, a meno 4 dai playoff. È chiaro che in questo momento no, non ci deve neanche pensare lontanamente ai playoff, però diciamo che a metà, no? Stesse distanze. Sì, questa è una partita che sicuramente darà un po' di rammarico oh. al mister e alla squadra, però può anche dare tanta consapevolezza perché il termo fatto bene. Ha creato tanto e quando contro una squadra così forte riesce a creare 4-5 palle gol c'è da essere contenti, poi è chiaro il risultato purtroppo nel calcio conta più di tutto, però certo. ha fatto una buona gara che, che può tornare utile dal punto di vista sicuramente della, della consapevolezza e, e nel credere in quello che si fa perché il Teramo comunque lo fa bene, quello che, che vuole proporre lo fa, lo fa con qualità, con delle idee e alla lunga secondo me avere una, una certa eh, autostima o comunque cercare di, di proporre qualcosa paga sempre e credo, mi auguro che al di là dei problemi societari possa, possa mantenere la categoria perché, perché sta facendo un buon lavoro sotto tutti i punti di vista. Sono assolutamente d'accordo con te, eh, Fabio tra l'altro ha fatto anche un buon mercato, bisogna dirlo. A gennaio sono arrivati dei giocatori importanti che sono andati eh, a rinforzare la squadra, nei vari reparti della, eh, della squadra, in difesa, a centrocampo e in attacco. D'Andrea non lo conoscevo, devo dire è un buon giocatore. Giocava lo scorso anno, o meglio, i primi sei mesi è stato a Seregno. non ha lasciato il segno perché credo che abbia fatto un solo gol. Lo scorso anno era a Foggia, sei reti. Mi pare che non segni tantissimo, però si muove bene. È una, è, una, è una seconda punta un giocatore brevilinio eh, che si sposa bene anche con le caratteristiche di Bernardotto perché oggi hanno giocato insieme no, nel, nel tridente d'attacco un po' più spostato a sinistra da Andrea Bernardotto centrale e Malotti a destra sì, sì, no, ma il terra, ma ha dei giocatori di, di qualità di personalità che, che possono sicuramente tirar, tirar fuori qualcosa anche dai più giovani il mercato fatto a gennaio è stato fatto con, eh, con intelligenza. E Arrigoni è un giocatore che si sta caricando sulle spalle tante responsabilità da capitano. E quindi bene, dai. Peccato perché, come ho detto prima, creare certo. così tanto contro il Modena e non portare a casa niente eh, rompe un po', no? Assolutamente. Senti, il Modena... Chi vince questo campionato, quindi, secondo te? Il Modena? Ma ti dicevo prima, quando c'era pubblicità, che... Forse il Modena c'ha qualcosina in più dal punto di vista, dal mio punto di vista, dico, eh, che poi parlo da fuori: gestionale, mm. perché Diana è certamente un bravo allenatore, ha fatto una grandissima carriera da giocatore, però Tesser. È molto navigato, ha vinto tanti campionati e forse può essere il valore aggiunto. Tu ci pesa l'esperienza, può pesare. Peserà, secondo mm. me può pesare qualcosina nella gestione anche de de della partita, di certi momenti, di come gestire. Secondo te non ha qualcosa in più il Modena come organico? No? Come organico forse siamo lì, mm. si equivalgono. Cioè, Raliggiana ha dei giocatori forti, molto forti, il Modena forse li ha più di categoria. Mm. E anche questo potrebbe essere un punto a suo favore, perché poi conta, conta molto aver fatto categoria, specie nelle ultime partite, quando contano i punti che pesano per vincere. Però ci vedo anche un po' più di entusiasmo nella piazza, dico la verità Massimo. Quando vedo le partite eh. del Modena eh, che vince, festeggia vanno sotto la curva c'è tanto trasporto anche della città, forse qualcosina in più di Reggio. Che cosa ti aspetti dal Pescara a Modena? Che, che partita sarà secondo te? Che, che valore avrà questo impegno? Eh, proprio perché poche pochi giorni fa c'è stata la partita con la Reggiana, mi aspetto qualcosa in più. Un Pescara che, che si vada a giocare la partita, perché comunque oramai eh, abbiamo detto purtroppo che non si può fare niente per vincere. Però devi, devi dare un segnale a, a, a te come gruppo, a te come, come gruppo di lavoro, anche come allenatore, come piazza, che te la puoi giocare, che perché poi dopo i playoff le partite non dico che saranno come il Modena e con la Reggiana, ma se vuoi andare avanti e vuoi vincerle, quello è il livello. E allora devi dare dimostrazione che ci sei. Servirà tanto per quello, secondo me. Oh, tra l'altro c'è da dire, eh, lo abbiamo già ricordato, 18 vittorie e due pareggi per il Modena che non perde dal 9 ottobre 2-1 a Pontedera che era la casa del Montevarchi nella prima parte di questa stagione, eh, aveva perso però in casa il 25 settembre 1-2 contro Lentella. Tu pensa Fabio, nelle prime 5 partite il Modena ha conquistato la miseria di 6 punti, eh, ma evidentemente perché la squadra era eh, stata totalmente rifondata e quindi c'era bisogno di tempo da partite serve. La leggiamo sì. in questo modo io, io ricordo anche che eh, alcune testate, alcuni siti davano tessere in bilico. Sì, eh, e, e là bisogna, bisogna dire bravi a, a chi lo ha difeso, perché poi non si può giudicare un, un percorso o un progetto dopo due mesi di lavoro. No? Però ci stanno del, degli scienziati, che, eh, che, esatto. degli scienziati che, che mandano tutto a mare per mancanza di risultati, ma dietro i risultati ci, ci sta dell'altro, ci sta il lavoro settimanale, ci sta l'empatia che tu hai col gruppo, è un uomo di calcio che va al campo, queste cose non può non vederle, e se, ci, se ci sono queste cose bisogna andare avanti, poi è chiaro che se una squadra non ha identità, non segue l'allenatore, ci sono degli screzi, c'è malumore, allora si può valutare un esonero anche dopo due partite per carità, però Bisogna dare tempo a, agli allenatori, a, alle squadre di, di, di ingranare, di, di far vedere quello che, che, che poi hanno provato in quel periodo di preparazione e nelle settimane seguenti. E Tesser credo che sia, al di là di tutto, una garanzia per questa categoria. Assolutamente no? una garanzia. Aggiungo io un gran signore, perché quando abbiamo avuto modo al, di intervistare... Al una... di là, là dell'aspetto sì, umano, che sì, sì, è sempre infatti. stato una persona che forse c'entra poco in questo mondo. Sì. Poco pubblicizzata, che però ha vinto, ha fatto bene, ha, ha fatto bene in qualsiasi parte in cui lui abbia allenato. Sì, lui ha vinto tre campionati di Serie C. Vi voglio ricordare: Novara, doppio salto dalla C alla A nel 2010. Poi nel 2011 ha vinto anche la B a Novara. Nel 2017 a Cremona, quando era tardato di ben 11 punti, 12 punti, qualcosa del genere. A gennaio-febbraio, l'Alessandria era in testa, l'Alessandria di Braglia dilapidò. Un vantaggio di punti, un patrimonio pazzesco. Eh, la Cremogliese riuscì a vincere il campionato di Tessera e poi il Pordenone, promozione storica in Serie B nel 2019. Quindi stiamo sì. parlando di un allenatore. Insomma. Al di là, poi, come abbiamo detto poc'anzi, dell'aspetto tecnico-tattico, io credo che poi alla fine conti il ricordo che un giocatore ha dal punto di vista umano, Massimo. Io, e con quelle persone con cui ho, ho parlato, che mi capita ogni tanto che. Hanno avuto Tesser come allenatore, lo, lo, paragonano, lo paragonano più o meno ad un Ancellotti. Comunque, sì. sai, quel, quel padre di famiglia, amico. Grande spessore umano. Eh esatto. E questo penso che poi, alla lunga, al di là di quello che uno vince e di quello che uno fa, conti più di tutto l'aspetto umano. Non c'è dubbio. In C, nel panorama professionistico italiano, a questo punto l'unica squadra imbattuta è proprio il Sud Tirol. Eh, il sud di Tirol che oggi è andato eh, a vincere fuori casa 1-0 sul campo del Trento. Mentre il Padova, che da poco è stato affidato a Massimo Oddo, che però non è ancora andato in panchina, perché oggi in panchina c'era il secondo, Raffaele Longo, il secondo di Pavanel, che è stato destituito dall'incarico. Il Padova è stato fermato in casa. Dal Legnago 1 a 1 il verdetto finale, adesso il sud di Tirol di Javorcic nel girone A ha 10 punti di vantaggio sul Padova. E debutterà sulla panchina dei Veneti. li facciamo subito, gli auguriamo le migliori fortune, massimo oddo a partire dal prossimo turno, cioè il prossimo weekend. Certo, è che Pavanel, Pavanel che dirsi voglia, è stato esonerato dopo 6 vittorie e 2 pareggi. Beh, se tu pensi che. <ride> Se tu pensi che, che, che avevano esonerato pure Inzaghi, Pazzesco. di cosa parliamo? Poi dopo ci sono de delle dinamiche, di, 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 secondo me, di rapporti di tensione magari tra la, la guida tecnica e la presidenza che a volte sono insanabili però. Sì, poi è cambiata l'area sportiva, è andato Mirabelli, insomma sì. sicuramente è successo qualcosa, però Pavanel è stato esonerato dopo aver infilato otto risultati utili consecutivi, addirittura sei vittorie e due pareggi. Adesso Panchina Massimo Oddo, gli auguriamo davvero le migliori fortune, anche perché il Padova è una grande società del Girone A, del campionato di Serie C, da due anni e mezzo di proprietà di un fondo, insomma eh, grandi progetti anche dal punto di vista economico. Sì, sì, ma non sempre Massimo le, le, le risorse economiche vincono con le idee. Certo. La dimostrazione che su Tiro sta, sta facendo bene, ma da tanto, da, 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 certo. da parecchi anni, da parecchi anni che, che, una che ha programmato. Io credo che se dovesse andare in Serie B possa diventare una piccola cittadella, Vero. queste piazze qua dove non c'è tanta pressione, dove si può lavorare. Anche perché pure anche il sud di Tirol è un club molto organizzato. E eh? c'è competenza, c'è competenza, ci certo. sono strutture. Io quando parlo con... Un... il DS è bravo. Paolo Bravo, con cui ho giocato a Cesena, bravo, ah, eh, è competente, vedi. vede tutte le partite, conosce tutti i giocatori, è un allenatore giovane anche lui che, che ha delle idee perché l'ha dimostrato. E poi quando... se vai a vedere, eh, Fabio, e eh, chiudiamo poi questo l'appuntamento col Terzo Tempo Live, l'organico del Sud di Tirol, non ci sono grandissime individualità, se no. per vedere, no? Però... C'è un giocatore nigeriano che ha 31 anni, adesso non ricordo come si chiama, perché è un, S un nome strano. Sulla carta e sugli almanacchi eh. e vedi la, la, la formazione, dici una squadra che può eh. fare metà classifica, eh. poi invece le devi, le devi assimilare, le squadre le devi assemblare, eh. secondo le caratteristiche di come vuole giocare l'allenatore, quindi lì c'è sintonia tra, tra quello che, che vuole uno e quello che poi è riuscito a, a reperire il direttore. Ma eh, come ti dice un mio amico che fa il preparatore dei portieri, Alfredo Pissalò, sono un paio d'anni che mi dice che è una squadra destinata a salire perché c'è programmazione e si può lavorare in un certo modo. Assolutamente, tra l'altro, c'è da dire che il Sud di Tirol vanta la difesa meno perforata d'Europa con appena sei gol incassati in a questo punto 28 giornate. Cioè, credo che sia un record oppure insomma, o poco ci manca. Allora, ci fermiamo qui. Terzo tempo live, eh, mezzanotte e 12 minuti. Io ti ringrazio, Fabio, come te, per il tuo prezioso contributo. Grazie. Alla regia capitanata da Andrea Di Fabio, Francesco Berardinelli e Danilo Cinquino. Naturalmente ci ritroveremo lunedì, terzo tempo live, post partita di Modena Pescara. Con inizio alle 21. Il Teramo invece giocherà domenica alle 14.30. Ospiterà il Grosseto degli ex Capaldi e Maurizi al Gaetano Bonolis. Grazie e buonanotte.